Ragazze, questo è un video velocissimo dove vi faccio vedere come faccio la caviar manicure e è più che altro un video per segnalarvi dove trovare queste giarine con le microsfere. Ora, sicuramente le troverete in dei negozi che hanno forniture per i centri estetici, insomma, per chi si occupa di nail art, però il prezzo secondo me è abbastanza altino, o almeno credo io. Potete trovarle invece nei negozi cinesi, eccola che mi cade, nei negozi cinesi, io le ho comprate a 80 centesimi a jar e ho preso un argento, un color bronzo marrone, un rosso, un blu e un oro. Io qua ho fatto dei tentativi, ecco, qui ho fatto delle sfere miste con oro e blu, qui ho fatto solamente le sferette blu. Se sentite urlare è mio figlio. Delle sferette blu e adesso vi faccio vedere con il rosso. Vi consiglio di fare una base del colore più simile possibile a quello che andate ad utilizzare con le sfere, perché se vi verranno dei punti vuoti non dovrete andare a correggere e andare a riempire con le sferette, ma il disegno sembrerà omogeneo comunque. Allora, dopo aver steso il vostro smalto preferito, andate a mettere una mano di smalto trasparente o un top coat e, ancora bagnato, andate ad immergere il dito nelle sfere, appunto. Il risultato è questo. Poi tirate su il dito e andate a pressare le sfere sulla mano, sull'unghia. E andate ad eliminare le sferette che sono sul bordo dell'unghia. Ecco qua il risultato. Purtroppo non mette molto a fuoco. Qui, come vedete, è venuto un pochino. Ecco, non vado a rimergere il dito perché ci sono dei punti vuoti. Ecco qua. E sono andata appunto a riempirli. Ecco qua la vostra caviar manicure. La faccio vedere. Ecco, col dito blu e il dito azzurro. Ora potete tranquillamente andare a dare una mano ulteriore di top coat sopra appunto le sferette. Ed ecco qui che avete la vostra caviar manicure. Ora, purtroppo non si vedrà molto bene perché non mette a fuoco. Ma comunque, ecco, era semplicemente, più che un video per la nail art, un video per segnalarvi appunto che le sferette le trovate anche nei negozi di cinese e ad un prezzo veramente molto buono. E basta, ragazze, spero che il video vi sia utile. Se le trovate, fatemi sapere e fatemi sapere i vostri metodi di applicazione, perché magari ce ne sono altri. Ecco, per questa mano ho preferito intingere direttamente il pennellino sulle sferette e andarle a passare. Però comunque, ecco, la più facile è questa, perché andate semplicemente ad immergere il dito nelle sfere. E basta, ragazze, vi mando un bacio, fatemi sapere e ciao a tutte. Ciao ciao.